Buongiorno dal Bosco Storto, Marazzano, frazione di Gemmano, avamposto della seconda linea gotica, da Cassino dell'Adriatico, provincia di Rimini, Bassa Romagna, al confine con le Marche e il Montefeltro. Questo che vedete 9 anni fa era una macchia, un bosco, verosimilmente come questa. E per lavorare, risolvere, elaborare una sconfitta, ho cominciato a fare ciò che non sapevo fare e ho cominciato a disboscare il bosco per poi arrivare a ottenerne un orto, e assieme alla pratica del Bosco Storto è cominciata la pratica della scrittura. Di fatto è da qui che arrivano gli spunti poi elaborati che compongono i libri e i racconti che ho scritto. Il Bosco Storto, oltre ad essere una pratica, è una narrazione, è il luogo dove si sviluppano le relazioni sociali attraverso il baratto, che attuo appunto da 9 anni, recuperando ciò che viene abbandonato, scartato, rifiutato, mi riferisco agli ingredienti, e dopo un'attenta manipolazione, la dedica del tempo e la cura, viene rimesso in circolo sotto forma di marmellate, succhi di frutta, sottaceti, liquori, siroppi. E questo avviene nell'aia appunto del Bosco Storto, che è un'aia aperta, senza cancelli, pronta ad ospitare le comunità in transito, da qui il legame anche con le comunità provvisorie che ho incontrato 5 anni fa, nel 2015, un bellissimo incontro che mi ha visto anche ospite prima a Trevico e poi a Bisaccia, ad Agliano, insomma nei posti dove la comunità provvisoria si sposta e pratica. E dicevo, nell'aia, attraverso prendete quel che volete, mettete quel che potete, si sviluppa una buona fetta di quella che determina poi l'autosufficienza alimentare e relazionale che si confà a queste pratiche. Come potete ben vedere, poi il bosco, in tempi che lui determina per questioni legate anche alla noncuranza, offre anche la legna, che è la materia prima con la quale ci scaldiamo. E quindi siamo qua, se siete di passaggio, noi siamo pronti ad ospitarvi in questa nostra anarchia, che non è caos, ma è un ordine senza padroni. Se per caso volete passare, sapete che c'è anche il Bosco Storto nella vostra comunità.